Buonasera a tutti e a tutte, sia qui pubblico fisico che da casa. Per me è un piacere, un onore essere qui e presentare la terza sessione di questi incontri dedicati alla digital innovation. In particolare queste narrative sono dedicate al caso di Raffaello. Abbiamo tre realtà che ci racconteranno un po' come hanno sviluppato dei progetti intorno a un artista così importante, per capire le varie modalità, le varie possibilità che ci sono offerte per conoscere da vicino un artista così importante, che possono essere uno spunto anche per declinare in futuro queste stesse metodologie, questi stessi approcci. E mi auguro anche che la presenza fisica stimoli un po' il dibattito. A me è capitato di presentare un panel anche l'anno scorso, ma la versione digitale ha un po' mortificato la parte di incontro, di scambio e di confronto che spero ci possa essere adesso qui con voi, che vi ringrazio. Io sono Yasmin Riai, collaboro con Exhibart, una rivista di arte e cultura contemporanea, e cercherò di moderare questo panel per voi. E lascerai in realtà la parola al personale del Victor and Albert. Ci sono, non so se mi vedono e mi sentono, però spero di sì. Ci sono Katie Hale, mi sentite? Sì, ok, fantastico. Io lascerei loro la parola perché hanno proprio una presentazione con dei video da mostrarvi rispetto a quello che è successo a Victor and Albert sulla narrazione di Raffaello, proprio nel periodo più recente. Grazie mille. Bene, buon pomeriggio, spero riusciate a sentirmi. Yes. Okay, great. Good afternoon, my name is Molto Victor. bene, perfetto. Io sono Keith Hale. Buon pomeriggio da Londra. Provo subito a condividere la presentazione. Spero riusciate a vedere la presentazione. Io non sento, per cui spero riusciate. Molto bene, noi abbiamo appunto questa collezione, si fa riferimento a Raffaello e dipinti di Raffaello, uno dei più grandi artisti riconosciuti anche nel Regno Unito. Qui si fa riferimento al 1515-1516, si fa riferimento a San Pietro, San Paolo, gli Apostoli. Quando a Raffaello è stato commissionato questo, ovviamente era già un artista, forse il più famoso e il più celebrato ovviamente a Roma. Ora, per quanto riguarda gli arazzi, beh, devo dire che qui c'è una vera e propria realizzazione di grande tecnologia, perché in questo caso non si fa riferimento a un telaio, ma si fa riferimento effettivamente a un progettista. Dopodiché c'è una traduzione appunto del disegno in un vero e proprio opera d'arte. Quello che vedete qui quindi è l'immagine appunto riprodotta al meglio, ovviamente con le tecnologie del tempo, del disegno iniziale. Ovviamente ci sono delle cosiddette controstampe. Ecco ciò che succede solitamente con le sue composizioni. Si lavorava anche dentro il suo team con un modello. Dopodiché nel suo laboratorio si assiemavano centinaia e centinaia di fogli di carta, praticamente tanto grande questo enorme foglio di carta finale, tanto quanto appunto la realizzazione finale, per cui molto spesso siamo su 2, 3, 5 metri o di altezza o di larghezza. Dopodiché c'era un trasferimento del disegno su questa grande immagine, si utilizzava anche del carboncino, in alcuni casi anche delle matite colorate. Come si creava quindi la prima immagine? Allora, in questo caso, questa prima immagine veniva inviata a Bruxelles nel laboratorio di Peter van Hauske, che era leader in questo settore. In quel momento si distruggeva, come dire, l'originale. Bisognava quindi creare duplicati da poter riutilizzare.
sotto alla bozza si infilava un altro foglio e si creava fondamentalmente una copia. Tutto quanto era sotto forma di piccoli trattini, o meglio ancora di puntini, che messi insieme, visti da lontano, creavano appunto il disegno. Dopodiché tutto poteva essere anche tagliato in bandelle verticali. Ci sono voluti 3 anni per completare 7 di questi arazzi, inviati poi a Roma e messi in mostra in Cappella Sistina. Come si trasferivano quindi queste opere? Beh, già di per sé è una storia molto interessante. Dal 1865 è cambiata anche la storia, anno in cui tutto ciò è stato trasferito da Hampstead fino al museo di South Kensington, perché appunto in quel momento quello era il nome del Victorian Albert Museum. Abbiamo delle immagini incredibili di quei tempi che ci fanno vedere appunto i progetti che vengono letteralmente impacchettati e poi trasferiti in questo caso su carrozze da trasporto commerciale trainate da cavalli. Per commemorare la morte di Raffaello, secoli e secoli dopo appunto la sua morte, è stata realizzata questa esposizione. Questa era un'opportunità assolutamente incredibile per capire come utilizzare la narrativa, quindi lo storytelling digitale, per realizzare un'opera del genere da condividere con il pubblico. Qui si fa riferimento alla FF, cioè alla Fatton Foundation, e al processo appunto di preparazione per la mostra. In questo caso abbiamo uno dei più grandi progetti di digitalizzazione artistica mai implementata. La Fatton Foundation per 5 anni ha catturato il colore, le immagini infrarosso, ma anche le immagini appunto tridimensionali delle opere. In questo caso abbiamo 10.000 punti per centimetro quadro. Questo è un incredibile livello di risoluzione. La fotografia a colori a ultra alta risoluzione ha permesso al pubblico per la prima volta di osservare effettivamente questi dettagli. Guardate questo esempio, qui si vede in effetti ogni singola pennellata di Raffaello, in questo caso in una delle tante opere esposte. Vi dicevo che abbiamo fatto tantissime fotografie anche agli IR, quindi agli infrarossi, che ci permette di vedere ancora meglio il disegno originale a carboncino, quindi possiamo scoprire tanti dettagli mascherati dopo dalla posizione dello strato di colore. Qui abbiamo una superficie molto testurizzata, in questo caso fino a 200 fogli di carta tutti assegnati. La fotografia tridimensionale ci permette di vedere questo paesaggio, possiamo scoprire la costruzione e addirittura tutto ciò che è successo addirittura nei 500 ultimi anni, a volte anche i lavori di ristrutturazione e di riparazione. Abbiamo sviluppato tanti diversi tool di storytelling digitali in modo tale da poter condividere al meglio le storie affascinanti di questi oggetti e svelare tutto il progetto Raffaello. Sono delle storie che hanno a che fare con l'oggetto, lo capiamo meglio e capiamo meglio anche Raffaello e la modalità che aveva di operare, il suo modus operandi. Abbiamo sviluppato anche uno slideshow per far vedere le varie immagini dei prodotti. In questo caso in ogni freccettina è possibile cliccare per fare appunto uno zoom e andare ad esplorare ancora meglio. Grazie quindi a questa caratteristica abbiamo delle note che è possibile inserire per fare riferimento quindi all'etnografia del quadro. Tutto questo quindi è fondamentale per capire la storia e tutto ciò che c'è dietro e dentro l'opera. Utilizzando lo stesso sistema è possibile anche presentare diverse selezioni che hanno a che fare con varie caratteristiche fotografiche. È possibile vedere tutti i processi di Raffaello, come sono stati utilizzati questi disegni e purtroppo come ci sono anche, come dire, peggiorate le condizioni o evolute negli ultimi 500 anni. Qui c'è un'immagine agli infrarossi, è possibile vedere appunto il disegno di base, dopodiché vedete che sono state modificate da Raffaello gli occhi e anche la fronte.
Guardate i dettagli di questa immagine, ancora una volta una raffinatezza, se così possiamo chiamarla. Questa è una vera e propria opera d'arte e non è solamente una copia. Qui è possibile vedere migliaia e migliaia appunto dei piccoli forellini fatti da, fondamentalmente dai tessitori per poter lavorare al telaio. Qui trovate alcuni elementi del disegno che sono stati copiati fedelmente. Qui Raffaello dipinge un paesaggio di città, ma non è questa l'immagine che troviamo osservando, guardate, l'assenza ad esempio dei fori in questo dettaglio. Qui è possibile vedere come tutti quanti questi fori e anche come questo prodotto appunto si è rovinato negli ultimi 500 anni. Qui vedete che tutti questi forellini erano veramente molto molto vicini al bordo della carta e questo ci fa capire che probabilmente abbiamo perso qualche dettaglio. Guardate qui, in questo caso il disegno era stato tagliato appunto in fasce da parte dei tessitori, dopodiché nel XVII secolo questi pezzi sono stati tutti ricuciti, riuniti. Ovviamente in questo caso è stato dipinto direttamente sulla tela. In questa immagine è possibile vedere tutti i forellini realizzati dai tessitori e anche dei fori più grandi. Questi sono stati creati da studenti del XIX secolo. In questo caso è stata data la possibilità di copiare il disegno appoggiando la carta sopra e fissandola con dei chiodini, cosa che ovviamente non permettiamo più. Qui vedete anche la filigrana, guardate questo cerchio, però questa filigrana ci fa capire che la carta arriva dall'inizio del XV secolo e arriva dall'Italia, esattamente nel periodo in cui appunto Raffaello cominciò a creare questi modelli. Abbiamo realizzato anche un insieme di materiali per capire sempre meglio il significato profondo di questi quadri, il ruolo anche della produzione di altra arte e il modo in cui lavorava Raffaello. Qui trovate appunto delle funzionalità di cosiddetta esplorazione libera dei progetti, alla scoperta di vari strati che a loro volta ci danno la possibilità di incontrare qualcosa di nuovo. Qui è possibile appunto vedere quest'opera, quindi guardate, noi come dire andiamo a coprire due strati, il colore, dopodiché lavoriamo sulla superficie. Ovviamente faccio sempre riferimento alla fotografia tridimensionale. Guardate, in questa immagine è possibile spostarla grazie al cursore, ci spostiamo più verso il centro e sotto troviamo quello che è il paesaggio. È possibile anche zoomare, quindi andiamo a guardare tutti quanti i forellini realizzati dai tessitori per occuparsi della copia dell'occhio di questo personaggio. Qui è possibile vedere appunto la carta che poi è stata riunita. Possiamo accendere anche gli infrarossi in modo tale da poter andare a rivelare quello che è il disegno sottostante, fondamentalmente il progetto d'origine di Raffaello fatto con il carboncino, dopodiché ci possiamo divertire appunto ad aggiungere il colore per vedere se c'è matching o no, quindi corrispondenza o meno con il disegno sottostante. Qui vedete tutti quanti i punti in cui Raffaello ha deciso di fare un adeguamento, quindi di modificare, in questo caso dicevamo appunto prima, alcune linee della parte superiore dell'occhio e della parte anteriore della fronte. Qui vediamo tutti e tre gli strati che proiettiamo, cioè un effetto triplo, guardate. 1, 2 e 3. È possibile vedere la base, è possibile vedere gli infrarossi e sicuramente la superficie con foto tridimensionale. È possibile quindi passare tra progetto e progetto e esplorare nello stesso modo. We were also keen to offer
Tutte queste immagini sono state anche date ai ricercatori per cercare di capire quali sono le immagini correlate a queste e nonché per scoprire eventuali mutazioni. Questa è la fase attuale, lo stato attuale della piattaforma. Tutte queste caratteristiche sono parte di un range enorme di materiale, abbiamo quindi diversi dispositivi, anche più tradizionali, poi alcuni altri sono molto più sviluppati, più moderni, serve studiare al meglio le cosiddette basi. Tutte queste informazioni sono disponibili sul nostro sito web, assieme a tutto un capitolo su... Grazie mille per questo contributo, magari chiederemo... in coda di vedere la prima parte della presentazione, visto che l'abbiamo persa, mi dispiace moltissimo, quindi potrebbe essere utile rivedere l'inizio perché abbiamo perso la nascita di questa mostra, non sapevamo che era sul sito web, insomma sarebbe interessante recuperare questo. Nel frattempo chiamerei al tavolo Jelena, vieni prego. Allora, Jelena Jovanovic è General Manager, Head of Content, correggimi se sbaglio, e Director Strategy di Magister Art, e ci racconterà un po' invece il caso di un'altra mostra che sta facendo il giro del mondo. Esatto. Grazie. Buonasera a tutti, sono Jelena Jovanovic, felice di dialogare su questo tema che è nuovo, ma in realtà diciamo ha anche radici non tanto nuove, perché ogni volta che si parla di nuove tecnologie dell'arte sappiamo bene che diciamo, le tecnologie sempre nei momenti storici hanno influenzato lo sviluppo dell'arte, così come l'arte stessa ha contribuito allo sviluppo diciamo, delle tecnologie, delle nuove tecnologie, che le hanno sempre diciamo, storicamente supportato. Il nostro settore è un settore dove l'esperienza è tutto. E quindi diciamo il digitale in questo caso, ho fatto questa presentazione fatta dai colleghi del Victorian Albert, diciamo un po' un caso paradigmatico di un'eccellenza applicata, eccellenza digitale applicata alla ricerca, quindi che diventa anche diciamo un modello di fruizione anche più diffusa attraverso diciamo il sito web, no? Che era il caso della mostra digitale di Raffaello fatto sui 7 cartoni conservati al Victorian Albert. Allora, il digitale cosa fa? Cosa fa? Cambia profondamente lo statuto dell'opera d'arte, perché parliamo, no, di una riproduzione e del concetto di replica che di fatto nel digitale si amplifica, e questa è un po' la base di quello che è il lavoro di Magister Art. Ma non solo, Magister Art è una PMI innovativa, un'azienda nativa digitale, che quindi con la Digital Transformation si è incontrata sin dall'inizio, sin dalla nascita, e crede appunto nella fruizione e comunicazione dell'arte come un principale valore, anche diciamo in un'ottica di un valore sociale, quindi di coesione sociale, e crede nel digitale come un veicolo per incentivare quelle che sono le pratiche partecipative, quindi non è forse il caso di parlare semplicemente di come accrescere l'audience e come impattare appunto lo sviluppo dei nuovi pubblici, ma in che maniera renderli partecipi attivamente a quello che sono appunto queste pratiche partecipative, quindi che sono quelle anche di produzione e fruizione dei processi culturali, no? E della cultura stessa e dell'arte. Detto ciò, Magister Art, che ha all'attivo una serie di, non le chiamerei proprio semplicemente mostre digitali, ma sono diciamo progetti di comunicazione culturale integrata, perché ciascuna di queste ha al proprio interno una declinazione molteplice di prodotti e produzioni culturali. Vedremo nel caso di Magister Raffaello che cos'è successo e come appunto è diventato un po' un paradigma sviluppato negli anni precedenti in occasione dei 500 anni delle celebrazioni dell'anno di Raffaello appunto, e in un'occasione di un progetto promosso e sviluppato al Ministero degli Esteri.
il Covid ci ha permesso, tra virgolette, diciamo, il periodo del lockdown ci ha concesso di accelerare un po' quelli che erano i processi di sviluppo sia della produzione che della modalità di fruizione di questa mostra, che appunto al proprio interno non conteneva alcuna opera digitale. Prima di continuare, se ho modo, vorrei far vedere un breve video che parla di Magister Art per spiegarvi quali sono le modalità di declinazione anche della mostra Magister Raffaello a livello internazionale. Quindi, grazie. Sì. Quindi mandiamo tutto il PDF. No, il PDF, il video. Bambina di regina. In diretta. Esatto. Vediamo se sono pronti. Sanno perfettamente che c'è necessità di avere maggior oscurità possibile o comunque una luce estremamente controllata. Quindi abbiamo dovuto cancellare tutto questo, abbiamo dovuto oscurare questi ambienti. Andiamo avanti. Eccolo qui, dove c'è l'oculus centrale, dove ancora oggi penetra, spero che qualcuno di voi l'abbia vista, insomma, penetra una luce veramente incredibile. E andare invece a realizzare qualcosa di molto diverso, che è questo. Abbiamo oscurato esternamente questa luce archeologica, abbiamo oscurato completamente questi ambienti e abbiamo ricreato all'interno della sala ottagona un ambiente immersivo che racconta qualcosa di completamente differente. La scelta è stata quella di muoversi, come vi dicevo, totalmente sull'ambito della sensibilità e della percezione. Vedete, la cupola della sala ottagona è stata proiettata con una serie di figure, possiamo andare avanti, tratte dall'Atlante, dalla sfera dell'Atlante che veniva dal Museo Nazionale di Napoli. Attenzione, non ci sono sostanzialmente opere in questa mostra, a parte l'Atlante, che appunto è evocativo, ma che in un certo qual modo ha anche poco a che fare con la storia di Raffaello, se non invece a voler raccontare qualcosa della Domus, e a parte una copia di un gesso della Ponte di Urbino, non ci sono altre opere reali, non ci sono altre opere concrete, tutto è basato appunto sul digitale. E le immagini tratte dalla sfera sono state riproiettate sulla cupola della sala ottagona, facendole ruotare in maniera evocativa, in maniera assolutamente non didascalica. Perché non didascalica? Perché noi sappiamo con assoluta certezza, con quasi assoluta certezza, che la famosa Cenazio Rotunde, che racconta Svetonio, cioè questo ambiente da cui cupola cioè girava su se stessa 360 giorni all'anno, quasi certamente non era la sala ottagona, ma era un ambiente molto più probabilmente collocato sul Palatino, forse sulle pendici settentrionali del Palatino affacciate sullo Stagno Neroniano, o forse ancora più probabilmente spostate verso la casa di Augusto, nella zona dove più tardi sarà realizzata la Cenazio Iovis. Sicuramente non era qui. Quindi, diciamo, l'idea di rappresentare un qualcosa che ruotava e che andava a evocare qualcosa che non si trova in questo spazio, già ci ha creato in qualche modo un piccolo turbamento, no? Perché noi sapevamo che andavamo a raccontare qualcosa che doveva raccontare la Domus Aurea senza però far riferimento a quel luogo specifico. Lo spazio della sala ottagona è stato poi concepito come un vero e proprio sorta di foyer che creava un collegamento fra una serie di aree espositive differenti. Le singole sale radiali della Domus diventano le singole sezioni in mostra.
Per cui gli spettatori si muovono all'interno di questo spazio che crea sostanzialmente un trade union di emozione, di emotività, ed entrano all'interno dei singoli, delle singole stanze. Andiamo avanti. Una di queste, per esempio, è quella che racconta la scoperta, la riscoperta della Domus. C'è una sorta di strana proiezione sul fondo che racconta una serie di grottesche, e questo sistema, che è basato su un sistema Kinect sostanzialmente, che quindi permette l'interazione dei visitatori, fa sì che il visitatore, avvicinandosi a quella parete, attivi con il proprio corpo, come se il proprio corpo diventi una sorta di torcia avvicinatosi alla parete, attivi in qualche modo quelle grottesche che vediamo rappresentate, le trasformi nella grottesca rinascimentale, in una sorta di metamorfosi che non è più soltanto fisica, ma è anche cronologica in un certo qual modo, e le riporti all'interno dell'affresco rinascimentale o comunque del dipinto, dove effettivamente i vari Luca Signorelli, i vari Sodoma, Tinturicchio, eccetera, lo avevano riportato nelle loro opere. Questo per far capire come il rapporto tra la produzione artistica già in quel momento è subito fortemente influenzata da questa riscoperta, no? E per far capire come questa riscoperta avvenga anche attraverso un procedimento anche allora di emotività. Si entrava in questi spazi assolutamente misteriosi, che per loro erano grotte, da qui grottesche, e si studiano questi strani oggetti, queste strane forme di cui già Vitruvio parlava molto male, e che in qualche modo vengono copiati, ricopiati, digeriti nuovamente, no? E prodotti in una nuova forma nelle nuove grottesche rinascimentali. La seconda sezione è quella della cosiddetta centralità di Raffaello. Su Raffaello ci siamo voluti concentrare su un'opera in particolare e nel dettaglio quella che maggiormente è difficile da vedere sostanzialmente. Sapete che la stufetta del Cardinal Bibbiena, questo piccolo bagno che Raffaello aveva interamente decorato, si trova attualmente molto molto vicino agli appartamenti papali, quindi è sostanzialmente, io non l'ho mai vista, insomma, è molto difficile da vedere, e anche per ottenere le copie in alta risoluzione dai Musei Vaticani abbiamo dovuto un pochino lavorare. Poi, insomma, con la collaborazione della direttrice Iatta siamo riusciti comunque ad avere questo materiale. Purtroppo non possiamo fotografarlo, per cui io adesso non ve l'ho messo, possiamo andare avanti, vi ho messo soltanto una piccola un piccolo frame in cui sostanzialmente il filmato mostra l'oggetto ricostruito e semplificato, ma considerate che questo filmato, che è appunto interamente immersivo, si muove su tre lati, ricostruisce in scala uno a uno la stufetta di Bibbiena e permette di andare a vedere tutta una serie di dettagli, andandoli a zoomare durante questo breve filmato, che è invece non interattivo ma assolutamente indipendente dall'attività dello spettatore, andando appunto a verificare diversi dettagli e anche apprezzare la qualità artistica di questo, che di fatto è il primo ambiente interamente decorato all'antico che Raffaello produce e da cui in qualche modo partirà una forma di linguaggio che si diffonderà per tutta l'Europa e anche oltre. Andiamo avanti. La terza sezione si è voluta invece incentrare sull'idea della riscoperta dell'antico in generale, in particolare sulla riscoperta del Laoconte. Sapete che nel gennaio del 1506 il Laoconte viene riscoperto in una zona molto vicina a quella della Domus Aurea, è una riscoperta che ha una eco clamorosa, importantissima, e anche qui abbiamo voluto giocare con l'oggetto opera d'arte, cercando di muoversi quasi su tre livelli. Il filmato che viene proiettato sul fondo della teca è una sorta di filmato che si muove su due momenti. Il primo momento lavora sulla scansione della scultura originale, creando una serie di rapporti di luce e di ombra estremamente affascinanti. È un po' difficile parlarne con immagini fisse, perché chiaramente tutto è un pochino poco evocativo, però insomma è così.
e con quindi queste immagini che vengono riprodotte anche con l'aiuto di questo gioco di luci e di ombre e anche poi un morphing che rappresenta la fortuna del Laocoonte dal momento della sua scoperta fino al 1800, quindi tutta una serie di copie che vengono riprodotte una dietro l'altra in un vero e proprio morphing, in maniera tale che l'oggetto Laocoonte sembra veramente quasi muoversi, sembra che lui si stia dimenando, no, stretto dalla morsa dei serpenti di mare, quindi c'è anche un gioco evocativo in questo senso. Il tutto proiettato quasi su tre livelli, perché c'è l'oggetto principale sul davanti, la copia, la proiezione sul fondo. La proiezione sul fondo è su un telo trasparente, quindi viene proiettato ulteriormente sul muro di fondo, dove peraltro una cascata artificiale, che era quella sostanzialmente che Nerone aveva voluto sul fondo dell'abside dell'asse della sala ottagona, sarebbe andata a creare degli effetti straordinari di iridescenza nel gioco della luce all'interno della sala ottagona. Ancora. La quarta sezione, forse è l'unica un pochino più didascalica delle altre, è quella che tende a mostrare in maniera così, utilizzando un vero e proprio mappamondo, quindi con un gioco di meridiani e di paralleli, la posizione delle diverse copie, di quelle più evocative, di quelle più significative, delle grottesche in giro per il mondo, a partire da Siena fino ad arrivare, andiamo avanti, fino ad arrivare ad esempio a uno strano, una chiesa per esempio nel Messico che mostra degli esempi di grottesche ibridate con figure amerinde tratte dalla cultura maya, quindi esce fuori una cosa pazzesca, e che quindi mostra come il gioco della grottesca, la riscoperta della grottesca sia diventata a questo punto un linguaggio talmente diffuso forse da essere addirittura sconosciuto ai loro stessi operatori, cioè agli stessi pittori che lavoravano. Io ho fatto per alcuni anni il funzionario nel Monferrato e fui assolutamente stupito quando in una casa parrocchiale, in un piccolo paese di Vignale Monferrato, trovai delle citazioni letterali della Domus Aurea, proprio precise. Ora, queste erano cose fatte nel 1832-1835, da pittori che si muovevano in bicicletta probabilmente nelle campagne del Monferrato, che non avevano probabilmente alcuna idea del fatto che quella roba venisse da Roma, in particolare dalla Domus Aurea, ma andavano in giro con dei cartoni che costituivano un vocabolario ormai acquisito e talmente diventato proprio da essere ormai articolato nelle più svariate modalità. Fino ad arrivare alla parte più ludica che piace tanto ai bambini, ma che in qualche modo fa parte anche del gioco ludico degli artisti del Novecento, e che è quello appunto che abbiamo voluto chiamare dei richiami novecenteschi. L'oggetto sferico che si trova sul fondo è anche un po' evocativo, no? Di una modalità un po' astratta di affrontare l'arte nel Novecento, e lo spunto di partenza è quello del cadavre ski, no? Di questo gioco che facevano i surrealisti negli anni 30-40, andando a disegnare delle porzioni di segni fantastici, nascondendo poi, piegando il foglio e nascondendo la parte disegnata e passandosi poi questo foglio in maniera tale che gli altri continuassero senza sapere quello che aveva disegnato precedente. Alla fine uscivano fuori degli oggetti metamorfici del tutto incredibili, e questo è il gioco che noi abbiamo voluto realizzare. Dietro questa sfera c'è una sorta di schermo, anche qui con una possibilità di interazione, con una serie di fasce che si possono muovere semplicemente con un dito. Le persone che visitano la mostra hanno la possibilità di girare appunto e di scegliere la forma che ritengono più giusta per per la testa, per il corpo, per la gamba, eccetera, creare questo oggetto metamorfico che più gli aggrada, ricreare la propria grottesca,
che è poi il procedimento che hanno fatto gli artisti da Raffaello in poi, e in qualche modo collegato a questo oggetto avere rappresentato poi una serie di figure che sono quelle delle opere novecentesche legate a quest'idea della metamorfosi, dell'oggetto metamorfico, dei cadaveri schivi. Ma tutto questo, appunto, come vi dicevo, ha comportato questa sorta di grande rinuncia, no? Questa rinuncia alla luce archeologica. Per cui noi abbiamo fortemente voluto che noi curatori, i curatori sono stati Vincenzo Farinella, Alfonsina Russo, la direttrice del parco, Alessandro D'Alessio, all'epoca responsabile scientifico dell'Osauria, oggi direttore del Parco di Ostia Antica, e il sottoscritto. Abbiamo fortemente voluto che a un certo punto questa mostra, durante il percorso, scomparisse, si annullasse completamente. Quindi ogni 20 minuti, e questo è stato un po' difficile, la mostra è stata curata da una società di Milano di Exhibit Design che si chiama Dot, molto bravi, ma che avevano un po' di difficoltà ad accettare che la loro ideazione, il pensiero, il loro Exhibit Design a un certo punto fosse del tutto interrotto. Volevamo proprio questo, che si creasse a un certo momento un cortocircuito in cui tutto quello che era stata la creazione della mostra si interrompesse, scomparisse, le luci buie scomparissero, si accendessero delle luci artificiali che simulano evidentemente, perché abbiamo voluto oscurare fisicamente, quindi che simulano la luce naturale del sole, quindi facendo rientrare in qualche modo la luce dall'oculus centrale e dalle bocche di lupo laterali che permettono di illuminare gli ambienti laterali facendoli scivolare sugli estradossi della cupola superiore, quindi andando a creare degli effetti, dei giochi clamorosi. E per 1-2 minuti le persone si trovano all'interno di questo spazio dove tutte le luci di mostra si spengono, le tende che dividono gli spazi, che sono, vedete, semitrasparenti, in qualche modo tendono a far passare la visione, e quindi in qualche modo la sala ottagona viene restituita nella sua realtà archeologica, nella sua realtà come Nerone o come i suoi architetti lo avevano voluta immaginare, per ritornare poi in una sorta di gioco tra luce e notte nella fase invece rinascimentale, e quindi cercando ancora di più raccontare come il rapporto della luce sia una lettura in questo caso diacronica, una luce antica, solare, splendente, fortemente evocativa, e una luce invece rinascimentale della riscoperta, fortemente invece emotiva, fortemente interiorizzata, che è quella della torcia da cui gli artisti sostanzialmente vedevano le loro opere. Fin tanto poi a chiudere, ad uscire dal monumento attraverso la nuova passerella realizzata dallo studio Boeri, che permette in qualche modo, attraverso questa sorta di lingua di luce, di riuscire a rivedere le stelle, o comunque a rivedere il sole, verso gli ambienti del Colle Oppio. Quindi, vogliamo, possiamo far partire un attimo il filmato, così magari quello che vi ho raccontato potrebbe essere un pochino più, se riusciamo? Dalla cabina di regia, fanno loro. Io posso solo dire sì, aspettare che questo accada. Nel frattempo la ringrazio, perché davvero sono state due presentazioni, quelle che abbiamo sentito dal vivo, opposte se vogliamo, perché una fa il giro del mondo e rende accessibile la storia di Raffaello, e un'altra invece è molto mirata, pensata, ma allo stesso modo attiva una narrazione inedita, se vogliamo. E però mi rendo conto che il fil rouge è sempre quello dell'accessibilità della conoscenza, sia a pubblici nuovi, che possono essere persone che non hanno mai visto Raffaello dal vivo, sia persone che non hanno consapevolezza di quello che è successo, della riscoperta della Domus Aurea, al di là della forma che c'è oggi. Poi, dopo che parte il video, se parte, mi piacerebbe, insomma, se voi avete delle domande, io sicuramente sì, quindi... di due tempi che
Richiamare l'idea della grandiosità della Domus, no? E quindi fare riferimento a questi due passi vitruviani, sostanzialmente quello in cui lui accenna alla scena di Rotondo. Sì. Thank you.